mi hanno dato questo appellativo di Camoscio perché quando facevo le gare con la nazionale un giornalista qua di Trento mi ha soprannominato il Camoscio del Lago Rai, che Lago Rai è la catena, no, che si snoda tra il passo Rolle e il passo e Palù del Fersine, insomma, ecco, la Val dei Mocheni. È un po' la mia zona di allenamento, e dove le mie montagne, quelle sulle quali mi sono allenato per anni e alle quali sono più affezionato, insomma. Un animale schivo che ama salire sui pendii e quindi insomma mi riconosco, ecco. Corna a parte, per mia indole sono portato proprio a far fatica, forse anche dal punto di vista fisico sono portato per andare in salita, sia di corsa con la bici o con gli sci. Proprio il fatto di salire in fretta, di andare forte, di faticare, di vedersi salire appunto su un pendio, su una strada, su un passo delle Dolomiti, questo mi dà soddisfazione, insomma, ecco. Più veloce riesco a farlo e più poi sono felice. Il fatto di essere comunque nato come atleta e poi essere entrato nel mondo dell'alpinismo dopo mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone, tanti alpinisti e avere l'opportunità di frequentare questo ambiente dell'alpinismo, appunto, nel quale poi io ho sfruttato il mio allenamento per fare delle cose che magari sì non sono comuni a tutte le persone che frequentano la montagna, anche se secondo me la montagna ognuno è libero e giustamente di frequentarla nel modo, cioè uno può andare passeggiando, può andare con i bastoncini da Nordic Walking, che va sempre bene, non assolutamente non ho nessuna. Poi la velocità è un elemento anche su certe montagne, sicuramente è un elemento di sicurezza, anche la velocità, essere ben presenti con la mente, con il fisico, ti consente di essere anche più sicuro, di fare le cose più in fretta e quindi rimanere meno in posti pericolosi, ovviamente hai meno possibilità di farti male. Diciamo che l'alpinista, un po' tutti gli alpinisti sono agonisti anche, perché comunque il confronto è proprio insito nel genere umano, cioè il confronto anche di due alpinisti che non sono assolutamente allenati e non hanno mai partecipato in una gara, comunque c'è sempre un confronto, quindi il confronto alla fine è una gara. Il tempo poi è classico, insomma, io ci ho messo 8 ore, io ce l'ho messo di meno, però era brutto tempo e allora era più freddo, cioè, c'è sempre comunque un modo per competere con qualcun altro, ecco, anche nel mondo dell'alpinismo.